ho voluto esagerare. Mi sembro un po' una drag queen. Bah, comunque, una volta ogni tanto si può fare. Visto che siamo in clima di vacanze e visto che ho una mezza idea di andare in vacanza in Oriente, ho pensato di fare questo tutorial Dragon Eye. Se vi piace, seguite il tutorial. Con un pennello 239 come questo, piatto a lingua di gatto, prendo il primo colore, un blu, questo qua, un blu molto shimmer. Se volete il colore può essere più chiaro, più scuro, più sul turchese, come preferite. Quindi prendo il colore blu e lo vado a posizionare qui sull'angolo dell'occhio. Alzandomi qui, tutto qua, e vado a morire così dritto, creando questa forma. Io adesso vado a riempire questa forma di colore, lasciando solo questa parte qua chiara sulla palpebra mobile e leggermente sopra. Quindi coloro tutto e lascio chiaro solo, diciamo, un centimetro e mezzo di occhio. Ora prendo il colore blu, shimmerissimo, molto più scuro, lo prendo con un altro pennellino così a lingua di gatto, però lo prendo così, picchiettandolo dall'altro, dall'alto. E vado a ripicchiettare nella stessa posizione il pennello, così, nell'angolo esterno, così, e la stessa cosa faccio nell'angolo interno dell'occhio. Ottenuta la giusta intensità, prendo un pennello a penna, come questo è abbastanza cicciotto, e prendo il colore chiaro. Questo bianco scimmerissimo è un ombretto cotto. Vado a prendere sempre di punta e lo vado a picchiettare sulla parte dove non c'è colore. Lo picchietto per far aderire molto più colore all'occhio e per far sì che il colore sia più intenso. Vado anche sugli altri colori, per non avere uno stacco netto, ma per renderlo più sfumato. Ora con lo stesso pennello, questo a penna, prendo questo bianco scimmerissimo con dei micro glitterini giallo oro e faccio la stessa cosa, lo picchietto sull'occhio. Ora con il pennello risolvi guai, che è questo, che è il 224 di MAC, vado in maniera molto ma molto leggera sopra l'occhio, così per togliere tutti gli eccessi di glitterini. Come vedete sono tutti qua sotto. Quindi per questo trucco vi consiglio di applicare il fondotinta una volta finiti entrambi gli occhi. Prendo sempre il pennello di prima, questo qui a penna, riprendo il colore bianco, sempre in punta. E lo vado ad applicare in tutta la parte rimanente, circondando tutto il mio occhio di chiaro. Sfumo leggermente i due colori insieme per non avere uno stacco troppo netto, anche se l'effetto è voluto, quello di avere uno stacco netto fra il bianco, il blu e l'altro bianco. E adesso applico l'eyeliner. Sia nella parte inferiore dell'occhio che in quella superiore applico un eyeliner blu. Prendo un pennello come questo, che è il 214 di MAC, prendo il Chroma Line, il Marine Ultra, che è questo eyeliner di questo colore pazzesco, sembra quasi un blucina, sempre di punta, e lo vado ad applicare nella parte inferiore dell'occhio facendo una righina. Anche una codina anche all'insù. Avendo le ciglia lunghe nella parte inferiore dell'occhio, alzo le mie ciglia e lo vado a tamponare
Ora che l'ho applicato nella parte inferiore dell'occhio, faccio la stessa identica cosa anche nella parte superiore, congiungendo le due righe qui, proprio dove nasce l'occhio. Dopo aver messo l'eyeliner, applico abbondante mascara. Con una salviettina ho pulito la parte inferiore dell'occhio, creando qui una riga più marcata. Ora devo solo mettere all'interno dell'occhio, sia nella rima interna superiore che in quella inferiore, una matita blu. Il trucco sarebbe finito, però se volete potete applicare lo stesso blu con un pennello come questo nella parte inferiore dell'occhio, rendendolo un po' più sfumato. Sta a voi, sta al vostro gusto. Ecco tutti i prodotti che ho utilizzato. Allora, il blu è di questa palettina di Kiko, si chiama 06 Tokyo Teal. Ho già fatto un tutorial con tutti questi trucchi, ho utilizzato questo. Poi il bianco è quello di Madina, che è questo qui, che è il Madina Revolution Wild Metal Eye Shadow, il 357, che è questo ombretto cotto dalla consistenza molto morbida. Poi il blu più scuro e il bianco, quello glitterato, è sempre di Kiko, della collezione Out of This World, boh, mi ricordo quella collezione lì, tipo di settembre, che è lo 03 Starry Malachite. Ecco, che è appunto questo blu con le pagliuzze dorate, questo bianco con le pagliuzze dorate. Poi l'eyeliner, questo di MAC, che è il Cremaline Ultramarine. Questo mi sa che lo trovate solo nel MAC Pro, che è questo blu. È più, la confezione più grossa dell'eyeliner che solitamente vedete in giro nei video. Questa confezione ha molto più prodotto, ne ha ben... non riesco a vederlo. Queste confezioni... niente, non si riesce a vedere. Comunque è molto più grossa, vedete? È più grossa di un ombretto. È grossa come un ombretto di Kiko. Poi la cipria, la sheer, quella di Elf, la Mineral Booster. Come fard, siamo sul leggero, ho utilizzato questo fard di Madina, completamente opaco, questo rosa chiaro, Extreme Blusher numero 9, eccolo qui. Poi gli occhi, Hypnose Drama, è bello, però questo scovolino tutto storto, un po' più, ecco, così, e non lo so, io non lo riesco a usare, ho difficoltà, mi piace perché fa le ciglia molto lunghe, però non riesco ad usarlo. E poi le unghie, le ciglia si sporcano una con l'altra, avrei desiderato un effetto leggermente più pulito. Sulle labbra l'ho lasciate neutre, ho usato questo rossetto di Madina, che è il Sheer Shine 33, che è questo, lucido ma color labbra. Sul viso ho messo questo, che è la crema colorata di Laura Mercier, SPF 20. E la matita, quella di MAC, la Blutz, che è questo blu molto scuro. Ah, si vede, tutta sporca. Questo blu molto scuro. E questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato. Che aggiungere? Che è un trucco portabilissimo? Ecco. Spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle!